Da quando circa 20 anni fa dagli Stati Uniti è sbarcata in Europa, ha conquistato progressivamente un numero sempre più alto di estimatori. Merito di tanti fattori, ma uno spicca decisamente sugli altri: la capacità di unire la conquista di un'ottima forma fisica al sano divertimento di gruppo. Stiamo parlando dello spinning, la disciplina sportiva praticata su una bicicletta fissa, che sabato nella città di Andria potrà godere dell'eccezionale vetrina di Power to You, l'evento tra i primi 5 in ambito nazionale, che vedrà oltre 200 partecipanti pedalare insieme al ritmo di musica seguendo le indicazioni di istruttori altamente specializzati. L'iniziativa, promossa dalla palestra HBC di Andria e patrocinata dal comune, è stata presentata ieri pomeriggio nella sala giunta di Palazzo di Città. Lo spinning, oltre ad essere un'attività aerobica anaerobica su una bicicletta stazionaria, è anche un'attività coinvolgente, perché comunque non esiste lo spinning se non c'è musica, quindi in questo caso il binomio e il connubio tra mente e corpo riesce comunque a una persona ad attirarla e magari, grazie all'ausilio e alla bravura dell'istruttore in quel caso, ad appassionarla. Appuntamento quindi alle ore 18 di sabato 20 giugno presso Largo Torneo ad Andria. Per la quinta edizione di Power to You si sposteranno spinners da quasi tutte le regioni d'Italia. Garantita la partecipazione di istruttori nazionali ed internazionali e la presenza per la prima volta del presidente della Federazione Italiana Spinning, Francesco Sivieri, e della vicepresidente Barbara Donza. Il livello dei partecipanti ha di gran lunga superato anche il numero dell'anno scorso, quindi parliamo di aver superato anche le 200 unità, e questo ci dà veramente tantissimo orgoglio per la riuscita dell'evento. Per la città di Andria, ha sottolineato il sindaco Giorgino, la possibilità di promuovere un altro prestigioso evento sportivo di caratura internazionale. È un evento importante, perché questa giornata di raduno nazionale e internazionale dello spinning Power to You vede la partecipazione di atleti provenienti da 10 regioni d'Italia, da tutta Europa, dalla Spagna, da altre nazioni, quindi chiaramente Andria diventa un polo attrattivo per lo sport, per tante discipline sportive, importante, ed è quello che abbiamo voluto sempre fare: investire nelle strutture, nelle attività, ma soprattutto promuovere eventi, in questo caso un patrocinio gratuito, però dando la possibilità, ecco, di ospitare nella nostra città questo evento di carattere internazionale. Credo che si possa favorire ancora di più la pratica dello spinning, portare i giovani ad appassionarsi a questo sport, che porta un beneficio non solo da un punto di vista fisico, ma anche da un punto di vista mentale.